Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La domenica subito dopo la Pasqua viene chiamata la Domenica in Albis, perché coloro i quali ricevevano il battesimo nella Pasqua di risurrezione venivano a vestirsi di queste albe, di queste vesti bianche che dovevano portare, proprio perché entravano a far parte della comunità, quindi del cammino di fede. E proprio in questa domenica, molto cara a San Giovanni Paolo II, dove l'ha istituita come Domenica della Divina Misericordia, noi abbiamo l'incontro con Tommaso. Tommaso che, quando arriva Gesù la sera di Pasqua, non è presente. E proprio quando riceve l'annuncio da parte dei fratelli, inizia a dire: «Se io non metto la mia mano e non tocco il segno dei chiodi, io non credo». E allora questo porta Tommaso dall'incredulità all'essere credente. In che modo? Quando Gesù riappare, Tommaso è presente. La seconda volta Tommaso inizia non più a dire «se metto la mano», perché è Gesù stesso che glielo dice: «Vieni, fai esperienza di me, metti qui la tua mano», cioè tocca i segni della sofferenza,
tocca la mia carne che è stata immolata, è stata trattata in malo modo, sono salito sulla croce e questo l'ho fatto solo ed esclusivamente per amore. Ecco la misericordia di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Attraverso questa esperienza Tommaso inizia il suo cammino di fede, una fede che non lo porterà subito ad accettare, ma dall'esperienza lui si fa annunciatore di quella che è la potenza di Dio, perché sotto la potenza di Dio si può annunziare la potenza del risorto e lo spirito. Senza lo spirito la carne è debole, è morta, ma con lo spirito noi siamo rigenerati e portati ad essere creature nuove verso la salvezza per la santificazione.